comitato dei sindaci della Locri allargato quest'oggi dopo le problematiche avvenute all'ascensore dell'ospedale di Locri e il decesso purtroppo che è avvenuto all'interno del nosocomio. Ovviamente i media nazionali e non solo hanno attenzionato questa vicenda ed è un'occasione per capire verso quale direzione si andrà. A nomina del nuovo commissario per il rientro del debito alla sanità in Calabria, quindi Cotticelli in sostituzione di Scura, ma Scura comunque rimane alla guida dell'ASP ancora in maniera provvisoria, ma è soggetto attuatore. E noi quest'oggi registriamo questo nuovo comitato dei sindaci allargato anche agli altri componenti dell'assemblea per capire quali saranno le determinazioni. I sindaci hanno fatto una battaglia con le relative manifestazioni. È un sindaco che ha sempre lottato per questo ospedale e ha sempre messo in evidenza quali erano le problematiche a prescindere dalle parti politiche, è Giovanni Calabrese. E allora, sindaco, dal punto di vista purtroppo la situazione diciamo, gestionale dell'ASP, oggi abbiamo registrato anche le dimissioni del direttore amministrativo, la Tripodi, ecco, non sembra che tutto fili liscio, anzi tutt'altro. Quindi le promesse, anche quelle fatte dal commissario Oscura e dagli altri diciamo rischiano di cadere, si riparte da capo. Sì, no, assolutamente, continuiamo a registrare una serie di chiacchiere che ci vengono riportate in ogni occasione e quel che dispiace è che la situazione dell'ospedale continua ad essere critica. Sabato mattina abbiamo registrato questo ennesimo triste episodio, anche se non c'è stata denuncia, ma c'è il problema della morte del signor Monteleone che è rimasto bloccato in cardiologia con tutta l'assistenza per l'amor del cielo, non è stato possibile portarlo in rianimazione per oltre 3 ore a causa del guasto dell'ascensore. Sono cose tristi, cose negative e tra l'altro non è possibile dopo tanto tempo che ci siano su 5 ascensori funzioni uno solo, quando si guarda quell'ascensore si è tutto paralizzato, tra l'altro lì c'è un reparto anche di emergenza urgenza dal lato nord dell'ospedale. Non è accettabile il fatto che non ci sia un contratto di manutenzione, non è possibile che in ospedale gli ascensori non siano collaudati, in tutto questo tempo nulla è stato fatto, non è possibile che nessuno paghi, che nessuno, non c'è una responsabilità da parte di nessuno. Sono andati in asta, hanno sequestrato gli ascensori, l'unico ascensore funzionante è stato posto sotto sequestro e consegnato come custodia alla direzione sanitaria, però noi aspettiamo le risposte serie e concrete. Non è possibile continuare così, abbiamo visto quello che è successo in radiologia, in ortopedia, al pronto soccorso, in tutti i reparti, quello che accade quotidianamente, una serie di disfunzioni. Noi apprezziamo veramente tanto il lavoro dei medici, del personale sanitario, che però all'interno di quella struttura, personale valido, qualificato, competente, che con grande professionalità prestano il proprio servizio a disposizione dei cittadini e degli utenti di questo territorio, però non sono messi in condizione di poter operare. Tutto ciò per noi è inaccettabile, è da anni che denunciamo questa situazione e non ci fermeremo, andremo avanti fin quando non verrà data una risposta seria e concreta a questo problema. Noi qua parliamo degli ascensori dell'ospedale che non funzionano. Io mi chiedo, in un territorio della Repubblica Italiana è possibile individuare un responsabile? Oppure anche in questo caso, io presumo ci sia una concessione, sarà stato appaltato questo servizio, si riesce a dimostrare su questo territorio che non tutto può passare così, senza che nessuno venga chiamato alle proprie responsabilità. In qualche modo possiamo invertire questa tendenza, perché il principio che tutto si può, tanto poi non succede niente, è ormai un concetto atavico che lo possiamo riscontrare a 360 gradi in tutti gli ambiti, nei nostri comuni, in tutti i servizi erogati male ai nostri concittadini, ma sappiamo che la pubblica amministrazione può causare disagio e abbassamenti dei livelli della qualità della vita. La mala sanità produce morte. E allora noi chiediamo che a partire dall'ospedale ci sia un'inversione di tendenza. State pensando a un'azione forte, per esempio le dimissioni, l'avete pensato? Ma io non lo so se le dimissioni dimissioni di gruppo ovviamente. Non lo so se possano sortire degli effetti devastanti come si ritiene e non so neanche se i sindaci sono legittimati
ad un'azione corale di questo tipo, anche perché ricordiamoci che le fasce appartengono ai nostri cittadini, cioè non, devono essere i nostri cittadini a chiederci di metterci. Noi all'indomani delle sottoscrizioni e delle manifestazioni ci aspettavamo che le nuove nomine, gli insediamenti ci potessero offrire un momento di confronto per provare a riavviare un percorso di costruttività. Invece la cronaca degli ultimi giorni non ci fa ben sperare, perché l'insediamento dei commissari e questa ventata di nomine che si consuma all'insegna di uno scontro tra i vertici della materia, quindi il Ministro della Salute e il Presidente della Regione, non ci fa ben sperare, perché in una condizione difficile per realizzare qualcosa serve di produrre sinergie, serve di spendersi con univocità di vedute e di sforzi genuini, sinceri e determinati. Noi sindaci abbiamo fatto una battaglia da oltre un anno e mezzo con la grande manifestazione di Locri, e però non ci sono state risposte, e quindi quella manifestazione che è rimasta nella testa delle persone della Locride non ha avuto nessuna risposta, nessun sbocco. Bisogna partire da lì. I sindaci non hanno strumenti, non hanno poteri di incisività su questa storia dell'ospedale. Facciamo chiarezza una volta per tutti, perché sennò facciamo demagogia, e la demagogia chi la fa si assume la responsabilità. Qui ci sono stati sindaci che hanno fatto demagogia. Personalmente ritengo che nell'ambito di questa guerra sulla sanità calabrese dei governi nazionali, parlo del governo Renzi e il governo Gentiloni, al governo giallo-verde, dai governi alla giunta regionale, ai commissari, questa guerra ha generato una situazione di ulteriore degrado. L'episodio dell'ascensore degli ultimi giorni, al quale poi ho assistito anch'io, perché la sera prima del fatto della cardiologia io ero di turno, facevo la notte, e proprio in quell'occasione abbiamo trasportato una donna dal pronto soccorso, non funzionando l'ascensore, per ricoverarla abbiamo salita in braccio. E dal quarto al quinto piano una paziente che aveva bisogno di un esame diagnostico urgente è salita dalla medicina in cardiologia in braccio al figlio. Quindi stiamo parlando di una realtà assolutamente inconcepibile. Da terzo mondo. Noi ci siamo ormai abituati, ma noi medici che usciamo per dei congressi a livello nazionale o internazionale, giriamo per gli ospedali e ci accorgiamo che un ospedale, sappiamo benissimo, è un corpo vivente, una struttura che cambia anno dopo anno, perché è lì che si manifesta i cambiamenti strutturali e tecnologici, sono costanti. Ogni anno andiamo in ospedali che cambiano percorsi, cambiano ingressi, cambiano le tecnologie, non li riconosciamo da un anno all'altro. E invece qui siamo ancora da 12 anni, io lavoro a Locri da 12 anni, ecco perché ho avuto quello sfogo l'altra sera su Facebook, chiedendo ai colleghi sindaci che tanto lodevolmente hanno fatto manifestazioni con in testa il sindaco calabrese per difendere la sanità locridea. Erano giuste, sono giuste, ma io ritengo che siamo arrivati a un punto di svolta. È impossibile, la gente che parla con noi medici giornalmente, perché come diceva lei, io sono in doppia veste di medico e di amministratore, ci dice assolutamente, far ridere l'atteggiamento dei sindaci rispetto, e questo mi sentivo di trasmettere io ai sindaci, la gente non crede più neanche ai sindaci. Se inizialmente c'era un po' di entusiasmo intorno a questa posizione dei sindaci che si volevano difendere la sanità locridea, la gente si è resa conto che non accade niente, è assolutamente affranta, è assolutamente rassegnata, così come gli operatori anche della sanità, i miei colleghi medici o infermieri dicono giornalmente che sostanzialmente non è cambiato nulla.